questa indagine analizza un arco di tempo che va dal 2007 al dicembre del 2015 e quindi determina un approfondimento estremamente complesso, perché l'importo complessivo di questi bandi di gara è pari a oltre 100 milioni, sono 10 i bandi di gara analizzati, coinvolge un assetto di autorità portuale che non è più quello dell'epoca, quindi coinvolge vari soggetti, parlano le cifre in questo caso, danno ragione della complessità dell'indagine. Qui c'è una concorrenza di entrambe le cause, da un lato dimostrano incompetenza nello specifico, dall'altro sono estremamente così, si prestano a essere corrotti e alla fine si contesta il reato di corruzione. Allora, questa vicenda dimostra innanzitutto l'inadeguatezza del ruolo dei tecnici nell'ambito dell'autorità portuale, ben inteso mi riferisco sempre all'arco di tempo oggetto dell'indagine, quindi fino al 2015. E dimostra dall'altro lato certo anche la spregiudicatezza degli imprenditori, pur di lucrare sono disposti a corrompere e a supplire alle carenze tecniche dell'ente pubblico. C'è un filone dell'indagine che porta a Malta, un filone di approfondimento sia bancario che da questo punto di vista la cooperazione con Malta è stata di buon livello, l'assistenza giudiziaria ha funzionato e si sono avute risposte, le risposte si chiedevano. Un'indagine complessa, articolata, che riguarda un sistema di corruzione che ha riguardato per alcuni anni il sistema di gestione degli appalti presso il porto di Augusta. Appalti peraltro di valore rilevante che messi tutti insieme danno una somma di assoluto rilievo. È stato scoperto uno studio di ingegneria che predisponeva bandi di gara e documentazioni sottostante alle procedure di evidenza pubblica. Il ritorno per questo studio di ingegneria erano poi le consulenze rese su quel tipo di appalto assegnato, i soldi delle consulenze sono stati portati a Malta tramite società all'uopo create in territorio straniero per non far vedere dove fossero finiti i soldi. Sì, una situazione esitata in parte in una prima operazione del nucleo di Siracusa, approfondita poi e culminata oggi in queste 6 misure cautelari. Ci può dire quanto ammontava il vantaggio della corruzione sia per i professionisti della società sia per quanto riguarda i funzionari dell'autorità portuale? Allora, l'ammontare delle consulenze si attesta sugli 8 milioni di euro, 7 milioni e 900 mila euro. Per quanto riguarda invece la parte pubblica abbiamo incassi di provvigioni derivanti dall'esperimento delle gare d'appalto per 500 mila euro.